Cattelan e Fedez prendono in giro Diaco il caso della parolaccia in diretta TV. Cattelan e Fedez non rimangono in silenzio, i due prendono palesemente in giro Diaco dopo il caso esploso per la parolaccia in diretta TV. Pierluigi, nella sua trasmissione Bella Ma, aveva infatti bacchettato duramente una signora del pubblico per aver esclamato semplicemente, che palle. Pierluigi Diaco, dopo essere finito al centro di una vera polemica sui social per il duro rimprovero verso la donna. Sua ospite fissa peraltro, che aveva persino messo in punizione, sull'atteggiamento adottato. Per molti in vessatorio verso la malcapitata, ha detto, mi piace l'idea di fare una televisione pulita. Con un linguaggio semplice ma rispettoso del pubblico e mi piace anche fare un po' il bacchettone. Cattelan e Fedez, però ci ridono su a stasera c'è Cattelan. Il rapper durante l'intervista di Alessandro. Parla del DDL Zan. Conducevo la battaglia del DDL Zan perché era ostacolato dalla Commissione Giustizia. Da un signore che stava bloccando un processo democratico, era quello che mi stava su coglioni. Dice. Accortosi immediatamente della parolaccia, aggiunge, chiedo scusa a Diaco. Federico. Federico, gli fa eco Alessandro. Non è ancora finita. Il cantante pronuncia il termine cazzo. Cattelan fa finta di esplodere con la reprimenda. Federico Lucia replica, ma siamo in seconda serata. Ma Diaco è vigile, sottolinea scherzoso Cattelan. Poco prima il conduttore aveva fatto lo stesso con Mike Lennon che aveva detto cazzarola. Scusa cosa hai detto? Oh Mike. Oh, no, non si possono dire le parolacce. Qui siamo su Rai 2 ed è servizio pubblico. Oh, hai fatto una cosa molto brutta, una roba bruttissima. Chiedi scusa immediatamente, gli aveva detto Alessandro. Graffarul din tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul. Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.